Nei giorni scorsi l'annuncio di un progetto complessivo di riqualificazione per lo storico Museo Vittoria Colonna e Piazza Primo Maggio a Pescara, con il contributo di Fondazione delle Arti e della Fondazione Pescara Abruzzo, affidato a un professionista della stessa fondazione. Il tutto attraverso una procedura che, secondo l'architetto ed ex assessore comunale Tommaso Di Biase, non appare del tutto chiaro. Le sue perplessità, manifestate attraverso un lungo post sui social, dove ripercorre la storia della struttura e sottolinea le perplessità future. Dunque, siamo arrivati poi alla modifica delle destinazioni d'uso sempre di questa struttura che è diventato un museo, che è stato ristrutturato, diciamo, nel tempo. Adesso siamo arrivati alla Giunta Pace che ha affidato alla Fondazione delle Arti di Ottorino La Rocca il compito di ristrutturare, rinnovare questo museo, inteso anche come museo di arte contemporanea. E fin qui, diciamo, non c'è niente di male o di sbagliato, perché effettivamente una fondazione che si occupa di questioni artistiche può benissimo gestire non solo, ma la fondazione ha pensato anche di finanziare questo intervento. Qual è la mia critica? È che la fondazione non ha avuto la sensibilità di pensare a un concorso di architettura per realizzare, come fu fatto a suo tempo, cioè a suo tempo fu incaricato un architetto di chiara fama, e adesso sarebbe potuto benissimo fare un concorso. Il comune, dal suo punto di vista, invece ha rinunciato a un potere costituzionale, che è il potere della pianificazione del territorio, e cioè soprattutto della progettazione delle opere pubbliche e dello spazio pubblico. E dunque abbiamo una scarsa deontologia della Fondazione delle Arti, no? Che ha affidato a un suo amico, no? Il progetto importante di questa ristrutturazione. C'è diciamo, il mancato rispetto di un principio costituzionale, che è quello del potere di pianificazione, del potere di progettazione. E c'è anche l'avallo di tutto questo da parte della sovrintendenza. È per questo motivo che io ho fatto quell'intervento, quella nota. Sono ulteriormente, diciamo, deluso dal modo come viene gestita questa città.